Gentili telespettatori protagonisti, siamo in compagnia di un pezzo che ha fatto la storia, appunto la musica leggera italiana. Lui è pugliese ma di adozione romana con dei trascorsi campani. Sto parlando del cantante Tony Sant'Agata. Ciao, innanzitutto benvenuto. Beh, io sono veramente felice di avere adesso l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con un grande presentatore come te, ma nello stesso tempo anche una emittente prestigiosa campana napoletana. Ecco, quindi mi fa molto piacere, anche perché io sono nato a Sant'Agata di Puglia, i miei nonni materni erano campani, quindi della provincia d'Avellino. Sto a Roma da più di 50 anni, quindi a un certo punto credo di aver messo insieme un sacco di grandissime culture e tradizioni. Infatti Tony, appunto, vivi a Roma, città natale pugliese, però guarda caso hai iniziato a cantare a Napoli e anche cominciato a studiare a Napoli, no? Ma in effetti sì, perché io dopo aver fatto il terzo liceo a Foggia mi sono iscritto a giurisprudenza, a Napoli, però il secondo giorno mi iscrivevo anche per dei corsi al conservatorio, per cui è proprio lì che è incominciata la mia vera carriera. Già cantavo da prima, ma quando poi a Napoli ho cominciato a cantare nei vari circoli importanti, il circolo della Marina Mercantile, col mio maestro, il mio grande maestro di canto e musica Enzo Aita, devo dire che poi in quegli anni ho girato un po' tutti i locali, ho fondato il mio primo gruppo, che era un gruppo tra l'altro molto agguerrito di jazzisti, e avevamo veramente una grandissima scelta, perché potevamo andare sia a Bagnoli, dove c'era la NATO, a cantare per gli americani, ma anche nei locali cittadini e soprattutto molte feste di universitari. Quindi Napoli mi ha dato moltissimo, veramente tanto. Diciamola che tu hai venduto più di 18 milioni di dischi con più di 6.000 concerti, piazze che hai girato. C'è un palcoscenico, una collaborazione, forse anche un testo a cui sei più legato? Ma in effetti sono tanti, perché poi alla fine gira gira, uno può dire. Io intanto, voglio dire, ho incominciato con i locali notturni, proprio con i locali veri, non, le piazze le ho fatte soltanto 20 anni dopo. Perché oggi la piazza è importantissima, importante per tutti, perché i locali, come vedi, fanno soltanto la discoteca e probabilmente gli spazi per noi si sono molto ridotti. Ho iniziato qui a Roma in un locale bellissimo che si chiamava Embassy, dove sono stato subito protagonista e in quell'occasione avevo conosciuto Re Farouk e la principessa che questa sera stiamo festeggiando. Per me è stata un'escalation straordinaria, perché io ho iniziato così da ragazzo a cantare un po' le mie canzoni con la chitarra e piano piano sono stato invitato in tutti i locali più importanti di Roma, poi di Milano, di Torino, e quando sono arrivato finalmente a una grande popolarità in giro ho fondato praticamente il primo cabaret italiano, che si chiama Il Bagaglino ancora adesso. Contemporaneamente sono andato a Milano al Derby Club, che è l'altro tempio del cabaret, e da allora ho iniziato una carriera che per me è straordinaria, ma è molto particolare, perché io non ho mai fatto, come devo dire, le serate alla maniera di tutti i miei colleghi. Sono stato sempre definito personaggio originale, unico. Ho inventato situazioni inimmaginabili, ho inventato le prime sigle sportive, il calcio, gli inni delle squadre. Ho avuto tra l'altro la gioia ultimamente di scrivere un musical completo sulla vita di Padre Pio, e la gioia di vederlo con la mia esecuzione, quella di tanti altri cantanti grandissimi e l'orchestra di Santa Cecilia. Questa mia opera l'ho data addirittura in Vaticano davanti al Papa Wojtyla, per cui insomma per me oggi è un momento di particolare gioia poter affrontare ancora tutte le innumerevoli serate che verranno ancora. Tant'è, ecco, appunto, parlavi di Padre Pio, che oggi è dato santo, tant'è che è diventata anche la sigla ufficiale, no, dei fedeli quando la cantano molto. Ma ti voglio dire, io ti considero sempre da sempre un innovatore. Penso al successo, ecco, di Checco Zalone, no? Parla del suo dialetto, che tu da sempre, già nel tuo cabaret, lo portavi negli anni 60 a questo punto. Sì, appunto, l'abbiamo. Come una persona intelligente come te, accolto immediatamente, non volevo fare neanche nomi. Ma chiaramente io sono stato il primo praticamente a proporre un certo genere,
Io che avevo scritto anche canzoni in napoletano, io che ho vinto la Barca d'Oro nel 1966 a Napoli con una canzone molto impegnata, addirittura contro la guerra. Io che sono stato il primo e l'unico cabarettista invitato al Politeama di Napoli per commemorare Totò, l'unico cabarettista, perché gli altri erano tutti grandi cantanti napoletani. Beh, ho avuto la gioia che questo mio dialetto, questa mia invenzione, questa mia situazione particolare è stata poi dopo ripresa da tanti comici, tra cui Lino Banfi, e siamo arrivati adesso fino a Checco Zalone, e per me è una gioia immensa, perché evidentemente un seme, e su questo seme veramente sono nati alberi con tanti, tanti rami. Tony, ci stiamo avvicinando al Sanremo, dove ho saputo che il livello tecnico anche quest'anno è molto scadente. La musica italiana, per invigorirsi e riprendersi, cosa dovrebbe fare? Ma penso soprattutto innanzitutto agli arrangiamenti, ecco. Sì, io adesso non voglio dare un giudizio di merito, perché cioè, io non sono mai stato un sanremese, nel senso tra virgolette, perché me ne sono sempre un pochettino fregato, ecco, voglio dire. Ho mandato una volta una canzone a Sanremo perché mi avevano proprio chiesto di andare a Sanremo. Vinsi allora il premio per la critica, quale miglior testo, ed allora praticamente tranne un'altra occasione nella quale, ecco, quella la ricordo benissimo, perché eravamo la squadra Italia e c'era anche Mario Merola con noi, insomma una grande serata di 11 grossi personaggi, ma insomma comunque io non sono uno che rincorre Sanremo. Però Sanremo deve immaginare che in questi anni la musica italiana è stata completamente dimenticata, sia dalle istituzioni sia soprattutto dai discografici, perché la discografia italiana praticamente ha fallito, e oggi soltanto le major, no, le major, come dicono in inglese, sono quelle che funzionano. Certo, non pensano a noi, cosa gliene frega? Cioè, fenomeni napoletani ce ne stanno ancora, perché ci sono dei grandi cantanti napoletani, però io una volta gareggiavo con gente che si chiamava Domenico Modugno, cioè gente che provvedeva a innovare, e quindi oggi noi dovremmo ritornare a fare questo. Non c'entra l'età, c'entra soprattutto la predisposizione, e se noi continuiamo con cantanti che imitano altri cantanti, altre cose, non andremo da nessuna parte. Tony, della trasmissione siamo i protagonisti, col tuo stile, salutando chi in questo momento ci sta guardando. Un saluto alla trasmissione. Io dovrei dire buonasera a tutto quanto il Cristiano, perché questo è stato sempre il mio saluto, ma dico anche in modo molto più semplice: ragazzi, io ho sempre tanta voglia di essere nei vostri confronti allegro, divertente, perché so che già tanti altri miei colleghi vi propongono le malinconie, strappacore e tutte le altre cose. Se non ci sta qualcuno in questo periodo d'austerity, come dicevo io con una vecchia canzone che dopo 40 anni è ancora attuale, austerity, se non vuoi andare a piedi compra l'asino. Difatti io vado a Sanremo, alla fiera di Sanremo, per comprare qualche asino, speriamo di trovarlo buono. Grazie.